Perdonatemi un attimo, dobbiamo tornare a parlare di un tema. Io avrei voluto non tornarci più, però purtroppo la cronaca mi ci porta. In un momento così difficile per il paese ci sono persone che non solo negano la realtà che stiamo vivendo, ma addirittura non riescono a rinunciare a far festa e fare baldoria, quindi mettono in pericolo la propria salute e quella delle persone che hanno vicini. Lasciatemelo dire, persone del genere io non posso che bollarle come dei deficienti che si comportano... Ragazzi, per cortesia, da quando va avanti questa festa? Dopo. Siamo entrati con la neve. Cioè, addirittura lo scorso inverno. No, era aprile. La neve l'avevamo noi. Nel magazzino. A chi non alza le mani? Entro la rossa domani. Ragazzi, guardate che è per gente come voi che quest'estate i locali in Sardegna sono rimasti aperti ed è stata messa a rischio la salute di tantissime persone. Lo so, però le discoteche devono rimanere aperte. La discoteca è aggregazione. L'aggregazione non è solo sballo. Non è trasgressione. L'aggregazione è cultura. Sì, allora quel che fate voi io non lo chiamerei cultura, però il concetto è giusto, la cultura è importante, sì. Sì, questo. C'è solo una cosa più importante della cultura. Cioè? La figa è il bando sopra il booster e che del booster. Mi sembra inutile continuare questa conversazione. Chiudiamo il collegamento. Aspetta Natasha! Non sono la Stefanenko! Tu sei lì, noi siamo qui, ma come va lì? Sei lì dove? A Mosca! Ma non sono a Mosca! Grande Natasha Stefanenko! Negare sempre! Altrimenti arriva la Madama e butta via tutto! Puniti! Quando è che crescerete? Oh! Guarda che ho 50 anni! Da vicino non vedo più un cazzo! Il bando, il booster, Chiudiamo regia, chiudiamo per favore! Scusate!